Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle interviste di Calabria News 24. Incontriamo Andrea Minervini, componente della nota band calabrese Villa Zucca. Benvenuto Andrea. Grazie, ciao a tutti, è un piacere essere qui. Sono ovviamente in rappresentanza di tutta la band che saluto insieme al nostro produttore Angelo Sposato. Allora, una band nata nel 2010. Sì, siete tutti artisti calabresi, ma siete tutti artisti cosentini. Cosentini in particolare, tranne un ragazzo abbiamo adottato dalla provincia di Reggio Calabria. Bello, l'avete gruppo, adottato, molto sì. Interessante. Il gruppo si forma nella Presila Cosentina nel 2010, venivamo prima da un altro progetto musicale, ma poi abbiamo deciso di dare vita a questo nuovo progetto per una direzione che era un po' diversa dalla precedente, nel senso che voleva inglobare diversi significati musicali e sonori soprattutto. Il vostro genere? Il genere, appunto, vi sto dicendo questo, è un canto autorale, una base forte base cantautorale. L'autore dei testi, Domenico, ha una forte identità cantautorale, ma ci sono diverse sfumature, country, pop, reggae, proprio perché noi veniamo da background musicali molto diversi. Ognuno porta il suo mondo musicale lì con tante sfumature, quindi è nata questo bel insieme sonoro che dal 2010 in poi portiamo in giro per tutta l'Italia. Abbiamo la fortuna di andare un po' in giro. Vogliamo ricordare gli altri componenti del gruppo? Sì, assolutamente. Domenico Scarcello, chitarra e voce, Domenico Battista, il trombettista, Giuseppe Santelli, alle tastiere, Alessio Sisca, alla batteria. Allora, dicevi che chiaramente i vostri confini sono nazionali. Sì. Quali sono le esperienze più importanti che ha portato a casa la band? Abbiamo avuto la fortuna di fare tantissime esperienze, anche perché siamo impegnati nel sociale, quindi siamo stati due volte, abbiamo portato la nostra musica in carcere, abbiamo fatto due corsi importanti, dei quali sono usciti anche due canzoni, che ci hanno permesso di vincere anche il premio Amnesty International. Siamo partiti in realtà con la vittoria di un premio al B-Side Music Contest, che ci ha permesso di andare in giro in Italia per la prima volta, e le esperienze sono state tante. L'ultima è la vittoria alle selezioni regionali del Primo De André, semifinali sì, in Molise. In realtà stiamo aspettando la finale, perché tra 750 gruppi siamo arrivati tra gli ultimi 12, quindi siamo lì e aspettiamo di essere chiamati. In bocca al lupo allora. Grazie. Andrea, sicuramente avrete un'estate molto, molto ricca, molto calda, ma dobbiamo ricordare anche una partecipazione su un'iniziativa organizzata da un'associazione Rende Felice. Assolutamente. Finalmente torniamo, ecco, qui nella zona di Cosenza, saremo a Villaggio Europa il 17. Perché era da un po' che... Esatto, sì, dal settembre scorso che non suonavamo qui nell'Interland. Abbiamo avuto il piacere di fare un tour nazionale, delle date bellissime tra Roma, Bologna, Pisa, Bari, Salerno, un po' in tutti Italia, come dicevamo, e quindi siamo qui felici di tornare tra il pubblico nostro calabrese dopo questa bella esperienza fuori. Tu che strumento? Io sono il basso elettrico. Basso elettrico. Esatto. Qualche fonte di ispirazione? In realtà, come ti dicevo prima, le fonti sono tante, perché Domenico, che è il Vulcano, l'autore dei testi, ha una forte identità cantautorale, quindi si sente ascoltando la nostra musica. Io vengo da un'esperienza musicale, da studi molto diversi, abbiamo fuso queste due cose, e i musicisti che nel corso del tempo si sono susseguiti, pure perché abbiamo tanti altri musicisti in questa famiglia musicale, noi amiamo dire questo, ha portato ognuno la sua identità, e quindi è molto vario il nostro genere. Molto quindi interessante. Probabilmente apprezzato, abbiamo la fortuna di essere apprezzati anche per questo, perché non abbiamo una natura definita, ma siamo molto, molto vari. Sei stato chiarissimo. In chiusura, siete tutti giovanissimi, è difficile chiaramente essere artisti in Calabria, ma riuscite a vivere di musica? Noi ci stiamo provando, in questo momento prendo un discorso abbastanza complesso. Abbastanza lo so, complesso. Ho toccato un nervo scoperto. Ci stiamo provando, è difficile in Calabria, ma è difficile in Italia, per sì, tanti motivi, ma soprattutto sì. Noi... Le case discografiche non assolutamente, ma percorso. Si dimentica purtroppo anche il sogno, parte da quello, anzi citando Thoreau, vogliamo citare Thoreau,
è un autore che ci è molto caro e dice: non dovete avere paura se avete costruito castelli in aria, così come può essere per l'arte. L'importante è metterci sotto delle fondamenta che siano solide. Questo dipende sì da noi, dalla nostra cultura, dalla nostra determinazione, ma anche poi dal mondo che hai fuori. In questo momento storico è un po' difficile, ma noi ci stiamo provando in qualsiasi modo. Abbiamo dalla nostra parte un pubblico meraviglioso che ci aiuta segue. In questo. Sì. Benissimo, benissimo. Allora in bocca al lupo, Andrea. In lupo, ci vediamo per i prossimi il 17 a Villaggio Europa. A Villaggio Europa. Grazie ancora ad Andrea Minervini a voi, dei ciao. Villa Zucca, e noi ci vediamo più tardi. Grazie.